Io ringrazierei i due interventi che ci sono stati e vorrei innanzitutto chiedere a Ricky, visto che fino adesso non ha ancora presentato bene il suo gruppo. Sta succedendo qualcosa qua. Sta succedendo un qualcosa. Guardi il ladro. Mamma mia. È falso! Chi sei tu per dire al mio amico che ha rubato la borsa di tua moglie? Il tuo amico ha rubato la borsa di mia moglie, sì! È falso! Parliamone da uomini! Levatemelo! Fermi voi! Fermi! Fermi! Cosa sta succedendo? Non entra lì! Cosa succede qui? Boia, metti le manette! Ha rubato mia moglie! Sei sicuro? Sì, l'ho visto io! Questa è la pure di questa grave accusa. C'è nessuno che può testimoniare che quest'uomo ha rubato la borsa. Sei tu per dire che ha rubato la borsa di tua moglie? Io l'ho visto rubare la borsa di mia moglie. L'hai visto solo tu però. E mia moglie. Allora, moglie! Moglie! Vieni qua. È lui quello che ti ha rubato la borsa? Sei sicura? Non è vero. Sì, sono sicura. È lui, uccidetelo. Dov'è la borsa? E sia un duello di giustizia. Ah, beh, la vedi a decidere le sorti di codesto uomo. La vedi dalla via, nonna. Qua, vorrei vedere se sono... Non ci sono più due. Portate la gogna! Guardie, scortatemi! Fermi voi! Oh, allora! Il duello ci deve essere. Cerca di scappare perché è colpevole. No! L'ho visto io che non è colpevole. La gogna! Mettete la gogna! Lo state accusando ingiustamente! Sarà senatorius a decretare! Sì! Ha ragione, si è torto! Venite, voi sostenete che questo uomo ha rubato la borsa di vostra moglie? Sì, lo sostengo. E qua? Io sono da testimone. Bene. Guardie! 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 Al signore inginocchiatevi. Al signore a dire se è vero o non è vero. Da lui a decretare. Ora vi batterete. Lasciatelo stare. Ora vi batterete per l'onore di questo uomo. Dall'esito del vostro duello dipenderà il giustizio di questa persona. Fermo, ti taglio la testa! Pronti? Marrano! Farabutto! Allora! Alberto! Grazie! Continuate. Il signore giusto non è un'occhiata, non è niente.
sul delle persone. Basta così! Basta. L'esito del duello ha stabilito che quest'uomo è innocente! No! È colpevole, vi dico! Zitta, nonna! Se Dio ha deciso che è innocente, vuol dire che te hai mentito! Uccido te! Non sono d'accordo! Come hai detto? Fermo! Fermo! Non sono d'accordo che quell'uomo è innocente! Il giudizio divino ha stabilito così, però. Chi di voi ha visto tutto? Chi di voi può scagionare lo ladro? Oppure può dire che ha ragione? Si faccia avanti! Lo volete veramente liberare costui, ladro, malfattore biforco? Popolo, decretate voi la sorte di questo uomo! Vittoria o morte? Ebbene, chiedo allo signore dello borgo che sia lui stesso a combattere per la sua vita, sia lui stesso a dire se vince ha ragione lui a essere bravo, se perde era un ladro e deve morire. Li batterete voi? No, si batterà con lui. Va bene, e sia duello. Visto che il popolo non ha deciso, umido cane, combatti. La più d'arma, vuoi entrare in macchina la porta mia? Era il giudizio del Signore. La spada la terranno. Tutti i diritti, il perdente non aveva nessun diritto. Non lo facciamo adesso, però no, insomma. Fermi voi due. Fermi voi due. Allora, in ginocchio, tutte e due, qui al centro. In ginocchio. Pregatelo Dio. Muori con onore. E voi, bifolco, morite con onore. Chi di voi uccide tradimento verrà ucciso. Lealtà. E ora combattete. Chi di voi vive ha ragione. Dall'epoca il mondo è cambiato tantissimo. La forma di vita è cambiata tantissimo. E pensate che sono passati meno di 1000 anni da questo. Ha paura! Bifolco, combattete! Bifolco! Dai, bastardo, fatti vedere! Fatti vedere cosa sei capace a fare! Guardi! Ma che combatti con me! E tu non pensi che ti capace a fare? Poverino! Vai! Mi consegna di larva! No, è fuori! Sì, eravate pagati dal signore Cesco! Come non c'era Cesco? Finitelo! Finitelo! Giustizia è fatta! Giustizia è fatta! Lo ladro era ladro! Dio ti ha voluto! Il fatto, la sorte! Ha decretato in lui che era un cavallo! E per l'America qui! A voi, signore, dire ciò che è bene e ciò che è male. Questo era qualcosa, quello che succedeva all'epoca quando si verificavano determinati episodi, ossia quando non c'era una prova certa di colpevolezza. Adesso ci sono i processi un po' più complicati la cosa, io si risolverà in questo modo, con un duello di giustizia. Spesso succedeva però se uno dei contendenti, o meglio, se tutti i contendenti erano di nobile classe. In questo caso è stato fatto un'eccezione, proprio perché non c'era la testimonianza di una persona
al di là delle parti, perché marito e moglie ovviamente non possono testimoniare. La giustizia in questo caso ha fatto il suo trionfo. Io avrei lasciato tutti gli attori, compreso il cuore. Molto bella. Chi di voi, madonna e messeri, può provare l'ebbrezza di stare dentro una gogna? Siamo vicini! Aspetta, vuole fare lo scippo a questa parte? Abbiamo la volontà, l'ho trovata. Me l'ha detto lei prima, sì, certo. Me l'ha detto lei prima che vuole provare. Una volontaria! La bellezza di queste manifestazioni è trovare sempre i volontari che vogliono fare. Quale becchiamo? Quella mobile o quella pizza? Ma quella... mobile, va? No. Quella mobile! Allora, dai! E poi ne abbiamo un'altra. Capitano, di quale reato è accusata questa donzella? Che è di stupro. No, mi fa essere accusata di stupro, madonna! Capitano, siete forse ubriaco? Sì. Allora, Teo, che si è, che si è portata in giro per il paese. Vale fare il giro dallo bordo, Matteo! I signori possono prendere liberamente a calci nel sedere, allora, un uomo dorato in faccia. I dormessero e madonna possono liberamente dare un calcio al Zaretano. Questa è l'ebbrezza in cui si prova a usare la gogna. Nome? Nome? Chiara! 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 Allora, donna Chiara! Su, avanti! Cammina! Cammina! Giù in ginocchio davanti al tuo signore! Giù, testa giù! Ma sì, va, un taglio alto, grazie! Esatto, taglio alto! Taglio alto! Donna Chiara, sta per essere giustiziata! Chi dice sì, chi approva, io colpisco! Popolo! Decretate! No! No. No. Aspetta! No, io andrei di nuvola! Per questa volta donna Chiara verrà risparmiata! Ok, ha scritto la gogna! Dietro pagamento, pagamento di 10 scudi! Non voglio! Chi vuol provare la prezza della gogna? Sì!